Nel corso degli appuntamenti organizzati a Bari nell'ambito dell'80ª Fiera del Levante presso il Salone dell'Agricoltura si è svolto un incontro per parlare del ruolo della formazione dei giovani agricoltori, ma non solo giovani, così come previsto all'interno del piano di sviluppo rurale. Sentiamo. Qual è il ruolo, che posto occupa la formazione nel PSR, il piano di sviluppo rurale? Noi come Regione abbiamo sempre posto la formazione come una delle attività fondamentali per incrementare la competitività delle imprese, per cui per noi la formazione diventa il punto di partenza per poter migliorare lo stato del trasferimento delle innovazioni nelle imprese agricole e soprattutto per quanto riguarda i giovani agricoltori a dare il giusto accompagnamento in quello che è l'avvio e lo start-up della loro impresa. Quindi a chi si rivolge in modo particolare questa misura che riguarda appunto la formazione e quando partirà, quando prenderà il via? La formazione ha come soggetti fruitori gli imprenditori agricoli e gli imprenditori forestali, quindi indubbiamente sono tutti gli imprenditori che possono accedere a questa misura. Evidentemente i giovani sono più interessati perché per loro costituisce un requisito di accesso alla capacità professionale e quindi diciamo che questo corso diventa fondamentale per poter confermare gli aiuti che vengono dati nell'ambito del pacchetto giovani. Per quanto riguarda la partenza dei bandi, i bandi sono collegati strettamente anche all'attuazione delle altre misure, quindi nel momento in cui avremo già selezionato i beneficiari dal bando del pacchetto giovani, in quel momento si può partire di pari passo per il corso dei giovani. In linea di massima i bandi noi contiamo di farli massimo all'inizio del 2017, quindi saremo pronti per poter partire anche a livello di imprese senior oltre che per i giovani. Quindi per tutti coloro che vogliono avere informazioni, che ne vogliono sapere di più, dove possono trovare, dove possono reperire le informazioni? Sì, presso la nostra sede allo stato attuale, ma noi contiamo di mettere nel sito del PSR tutto quello che è necessario per poter conoscere meglio la misura e per poter approcciarsi anche preliminarmente alla predisposizione dei piani formativi da parte dei soggetti formatori, perché è fondamentale capire qual è il fabbisogno e quali sono le aspettative delle imprese per poter poi rendere veramente interessante e appetibile la formazione.